Allora, ora facciamo un support. Facciamo un Ari o un Sylas support. Allora, non so se fare. Vabbè, facciamo Ari. Va bene, facciamo Ari. Però volevo fare sia Ari support che era Saki Sylas support. Però ripeto, dato che cambiano tutti gli oggetti, non sarà più possibile per me fare l'Explodibuild per sempre. Di conseguenza, è meglio se me la godo questi ultimi giorni. E di conseguenza, dopo questo game, facciamo solo Explodibuild. Renekton ha bannato Jinx. E banno Renekton. Eh no, però Renekton è una merda. Devo bannare Morgana. Se prendo Ari, prendo una Morgana, che me la charm. Tanto anche di là hanno bannato Jinx. Sì, superiore, Jinx! L'hanno bannato anche di là. Allora, ti hanno bannato il champion. Se tu tilti, non è che te lo ridanno. Oltre a essere senza champion, sei pure tiltato. Quindi prendi un altro. Almeno sei senza champion e basta, ma non tiltato. Sei Chad, cazzo. Vai, Xayah, ecco. Così sei meglio. Adesso prendo Ari support e impazzisci. No, tutto questo discorso, poi le prendo Ari support. Vabbè. Fa niente, non fa niente. Perfetto. Poverino. Lo hai comprato? Beh, no, ho comprato no, gli ho detto... Cazzo, gli ho detto la giusta mentalità da avere. Cucino rap lo streamer e anche motivational coach. Ma ciao, Brooks, sei in palestra? Allora, fatti quei cazzo di pettorali. Che figa la skin di Malzar, che cosa aveva? Malzar 3 onori. Cazzo, solo 3, cazzo, che sfigato. Io ne becco 4. Che nome. Now I also forgot my ghost. Sadge. Ma aveva il ghost? Ma che forgot? Avevi il ghost, poi l'hai cambiato in Yal. Ma vi ricordate in Champ Select? Facciamo un attimo rivedere, prima di dire chi sono. E ovvero, Cucina Plus Streamer, il vostro streamer preferito, il vostro troll picker di fiducia, e si va! Re delle pente, killer dei troll picker, trollare anche con Ari Support. Il mio DC non se n'è accorto, ma si è accorto che ha perso soltanto... non si sa perché il ghost se l'è tolto, ma ha dimenticato di Bravo, rimetterlo. facci vedere la tua grande spatola. Non si sa perché. Ah, re delle spatole d'oro anche sono diventato. Ecco qua. Spatola! Spatolona! Spatolona! Remnant from the Ashes. Ah, Remnant from the Ashes. Ok, è un dungeon crawling. È simile a Dark Souls, ma in una nostra realtà post-apocalittica. Ok, penso di averlo visto il primo. Non è per me, fa per me come gioco. A me piacciono, ripeto, survival, open world, multiplayer. Anche perché survival sono tutti multiplayer, praticamente. Ciao, Guat, buonasera, come stai? L'altra gente si siamo beccati insieme. Non dimenticherò Contro. cosa Qualcuno mi succede. consiglia una botlane divertente a giocare con un premade for fun, anche un po' troll? Senna Sion. Un bacino al cugino dove vuoi tu, minore 3. Please, report team. You also banned my character. Thank you, have a nice game. Ma chi? Ma come fa Nasus ad avere una morte e i nemici non hanno una kill? Ma che non ha fatto un cazzo. Gold. 20 gold. Minchia, essere support è molto meglio che essere uno che pinga le ward. Vabbè, posso farle entrambe in realtà. Fatemi l'emote dei 20 gold in chat, vediamo se qualcuno riesce a metterne 4 di fila da 5. 4 emote di fila e siamo a 20 gold. Sei riuscito con Ricciabare, meno male. No, Froth, tu non ci sei riuscito. Ne hai messi troppo. Che peccato. Bravi, bravi, tutti quanti ci sono riusciti, meno male. Potete contare, Froth no. Che bel gioco. Ok, abbiamo il charm, ragazzi. Ora siamo quelli forti. Devo solo prenderlo. Preso. Ora loro mi fanno il culo. Mi piace sto support. Guarda che coda che ho. Cioè, sono una figa. Guarda, sembra una, ma quando mi fermo diventano tante. Cioè, guarda qua che roba. Amanti. Cioè, ci sono degli amanti dei furri in chat? Cazzo, si sa contare. No, avel troppi. No, Avel proprio non sa contare per niente. Io! Meno male, meno male. Alla mia ragazza piacciono tantissimo i furri. Brava. Una, non sono quattro. Mi sa che sei ubriaco, un pochino. Ok. Oh, tu mi fai la V, ma io ti grabbo. Chi vince?
Ma Xayah, ma l'attacchi, tipo? Che cazzo le faccio lei a fare? Attacca! Ma vaffanculo! My bad. Pensavo di far più danno. Vabbè, il mio primo personaggio di D&D è un Lizard Folk. Ma la full combo non fa neanche mezza vita a Senna, è normale? Sì, siamo a livello 3. Cioè, la mia Q fa 60 di danno e 60 di danno al ritorno, quindi sono 120. La E fa 100 e la W fa 60 più altri 20, fa 100. Cioè, in totale la combo completa fa 320 danni. Poi ci sono le resistenze, quindi fa meno di 300 di danno. E gli AP sono così. E adesso ho 20 AP in più, quindi... In realtà prima facevo ancora meno, avrò fatto tipo 200 di danno a Senna con la combo completa. Effettivamente è un po' una merda fare 200 di danno con la combo completa. Che schifo di champion. Cioè, tipo una di carry, vabbè, ci mette tre attacchi base a fare quello stesso danno, però io devo sprecare tutto il mana, prendere le spell. Guarda, lei 70 di danno così. Bisogna scalare un po' di più forse con Ari. Aspettiamo il livello 5, così abbiamo la Q a livello alto e facciamo più danno. La Q aumenta 25 danni, perfetto. Ora fa 25 danni in più, poi tra poco altri 25 danni in più. Appena facciamo il 5, ecco, al 5 abbiamo un buon power spike, facciamo molto più danno. Peccato che la kill l'ha presa Kate di là prima. Poi colpo per questa lane. Madonna che cazzo. Ha preso. Ho sempre pensato che... Madonna che cazzo, ma cosa dico? Ho sempre pensato che gli AD facciano di base troppo danni nelle game. Beh, sono fatti apposta. Cioè, ciao cugino, ho scaricato Twitch, grazie a lei, la seguo sempre su YouTube. Asprep, buonasera, grazie al follow, benvenuto. Grazie, 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 grazie tante. E Kovu, grazie mille della sub. Ti ho ringraziato? Quindi no, 5 mesi. Un bacione al cugino dove vuoi tu, minore 3. Minore 3. Grazie Kovu. Grazie mille. Bentornato. Bluetooth prende sta Senna, sì. Madonna, sta Senna ha un range incredibile. Sorry. Non ti preoccupare, tanto non stai facendo un cazzo. Io, boh... Li faccio le E, li prendo, ma poi niente. Adesso erano troppo distanti, ma prima... Si può contare come dash per la Prowler. Sì, il dash della Gale Force si può contare per la Prowler. La Gale Force darà ancora il dash, scusatemi. Con i nuovi oggetti, non mi sembra, ragazzi. Qualcuno in chat è andato a... O rimane com'è la Gale Force? Sì, sono il cugino allo streamer, Ravel The Rock, ma l'abbiamo già fatta la intro. La Guild Force rimane mitico, ok, però, ripeto, allora se rimane mitico, non puoi buildare l'Infinity. Ragazzi, cioè, il problema rimane lo stesso, non puoi buildare l'Infinity, se capite? E poi comunque sarebbe un dash ogni due minuti, cioè, non ha senso. Prima era tutto un solo in oggetto, Draktar. Invisibilità più danno, fine. Così forte. Adesso la rendiamo debole. Perché non la giocava nessuno. Perché adesso pensi che la giocherà qualcuno? Schifo. Sei messo il carretto, ma chi la guarda? Faccia quello che vuole. Se le piace missare i carretti. Solo che non posso fare un cazzo io. Troppo poco range rispetto a Kate e Senna. Loro hanno molto più range di me. Forse non è stata la scelta ideale. Ma a me non è recollato. Trolla. Ti ho proposto che tipo devo aiutare a creare nuove build. Oggi con Ari ho fatto penta, per quello avevo scritto: non ditemi che il prossimo champ è Ari. Ah, ok.
Mid-season is more like facciamo la vera pre-season a metà anno. Esatto, Evo. E questa è la stronzata. Perché? Cioè, in pre-season è che è successo niente. In nuova season, cioè a metà, oh, aspettiamoci sta roba ogni anno, quindi. Ho visto un video dove dici che farai a Z Challenge anche con zero morti. Non vedo l'ora. Esatto, appena esce il sito web. Inizieremo a fare. Peccato per le build, ma vabbè. Sarà molto più difficile della Z Penta? No. Molto più no. Però vincere facendo zero morti e avendo almeno il 33%, il 30% di kill participation, cioè almeno un terzo delle kill aveva partecipato, con tutti i campioni del gioco, ti espone a tipo non dover... Non dover, diciamo, fare delle azioni troppo rischiose. È un po' tosta quella roba. Io che sono abituato che mi lancio ma muoio, però almeno faccio delle belle kill, 2-3 kill e poi muoio. Cazzo, cioè per me è sempre worth. Io non potrò farlo, quindi devo cambiare playstyle. Cosa pensi della nuova patch dei mitici? Consiglio di rivedere il voto di questa live o in caso aspetta il video su YouTube perché... È quello di cui sto parlando da tipo 3 giorni di fine. Cioè, tutte le live stiamo parlando solo di quello. E... sicuramente ne riparliamo tra poco. Quindi aspetta un attimo. Che sta combinando Xai? Ma non lo so, mi fa un cazzo. Vabbè, sentite, sono anch'io, colpa mia. Adesso sto parlando troppo con voi e mi sto concentrando poco, quindi... proviamo a vedere cosa riesco a fare. Ecco, questa è la mia combo completa. Wow. Sono al 6 anche. Mi fa piacere Ari. Qui la giocano. Forse mid è più forte. Sicuro può farmare. Stanno gankando? Non è l'electro che to... Ah, ok, sì. Sicuramente può fare meno danno. Però un champion che ha bisogno dell'electrocute per far danno è incredibile. Con tutti gli altri comunque si riescono a fare decenti danni gli altri maghi. Sapete, preferisco il Dark Harvest per i fight. E poi io quando faccio il charm, Xayah dovrebbe anche attaccarli. Sennò siamo 1v2. Affanculo! E ci pensa il cugino che trova il modo di far la kill anche con sta roba. Via. Let's go! Bene. Wow, UP. Meno male. Lei non fa un cazzo comunque, sta tizia. Cioè, lì che mi guarda, non lo so, non capisco. Wow, brava. Complimenti. Kaino ha capito che Ari ha solo un effetto di controllo pesante che dovrebbe attaccare i nemici quando vede un combo. E si è morta. Ma fatto. Ha fatto doppia R. Sniper botlane. Xayah poverina non ce la può fare. Oddio mio. E poi tu dici, vabbè, si vede la differenza tra Xayah e Kate. Hanno lo stesso farm, cioè, quindi Kate comunque... Poi sai che è bravo a farmare, però effettivamente sta facendo solo quello. Non capisco. Allora farma di merda. Perché l'altra tizia sta facendo molto di più, ma farma anche come lei. Quindi sì. Lei sta farmando e basta, e muore. E Sion come cazzo... E Sion Ornn. Ma come cazzo li tiriamo giusti i due pazzi? Con Ari, non fa danno Ari per uccidere due... Quanta gente ha il grasp? No, vabbè, ragazzi, che team è... E come cazzo li ammazziamo?
Ma cazzo, li ammazziamo Sion e Orn con Ari? Liendry? No, Liendry su Ari fa schifo a merda. Ah, si è adagiato top. Andando verso l'alto. Oh, adesso appena c'ho il charm possiamo ucciderla. No, arrivano i minion. My bad. Presa. C'è un po' di poco con la Q prima di ingaggiare con la R. Rip. Buon detto. Vai Xayah, io credo in te! Premi la E però! Ah, non aveva la E. Vabbè, capisco. Ah, ok, te non ha la ulti. Fa niente. Torneremo presto. Eh no, vabbè, non c'è. Sì, nel senso, se tu sai che non è lei, non fare la ulti così. Penso, no? Aspetta un attimo, magari prendi un attimo di danno, però almeno poi la usi. Per stare come strategia. Secondo me. Però stesso, dai. Non possiamo aspettarci troppo, ragazzi, stiamo giocando in un elo basso, quindi capiamo che Xayah comunque ci deve arrivare. L'unica cosa, purtroppo, mi sento troppo impotente in questo momento sto champion, quindi vediamo. Non mi sembra che Riley e Liendry siano ottimi per Ari. Oh, ecco qua. Vado per Lial, se no le toglievamo anche... Togliamo anche altro. Ok, ok, ok. Affanculo. Shottata. Avevo ancora una mossa da poter fare. La mia ultima ulti. Ci sta, ci sta. Dai, oh, comunque quando ho la ulti riesco a fare delle belle cose, eh? Riesco a fare delle kill. A parte prima che me l'ha schivata facile. Però adesso è andata bene. Peccato che non abbiamo abbastanza soldi. Vediamo, 40 gold, dai, aspettiamo. Intanto proviamo i balletti. Ciao Asus, ciao, vai a combattere. Ciao Aatrox, benvenuto. Vuoi massaggino? Vedo tutto ciò che desideri. Guarda, andiamo. Un nemico è stato ucciso. Liendry è fatta perché usa la Q sempre resetta il ban. Aatrox, oddio, ero... scusate. Ero impegnato a guardare altro. Aatrox e Xerath sono molto simile. Capite? Cioè, c'è la A e c'è la X. C'è anche la T. Madonna, sono uguali. Come fate a non confondervi voi? Siete sovrumani? Niente, lo pesciamo. Ora ce l'hai? Perché la usi senza averla? Usala!
Dopo tutto quel tempo, non aveva la E, non gli si è ricaricata. Mi fa male, ah che tilt. Sì sì sì, fa tiltare tantissimo vedere sta roba. È terribile, è terrificante. Poco la ulti, tra poco la ulti. E lei aveva il Gale Force. Oh, affanculo! Ali support! Ci pensa lei. E li charmo tutti, cazzo. Ci penso io a sconfiggere i nemici. Ma come è arrivata? Ma è Silver? Ma che ne sapete che è Silver? Bro, you are so good, no good on a lie. Ma stiamo giocando in Silver? Se fossimo tipo in bronzo, in iron. Non ho visto, scusate, non guardo mai le cosine. Gli bordini in champ loading. Però mi ha detto che sono bravo! Io non posso comprare il mio robadino, e cosa compriamo allora? Troppo, costa troppo, 100 gold, aspettare, sono troppi. Ai 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 ai. Andiamo a sorrendare, ma sì, dai, perché no? You are so good, not gonna lie. Ho preso i complimenti da questa Xayah. Ah, sono vanitoso. Solo adesso. Chi è che vuole sorrendare a Aatrox? Cioè, perché per me sono tutti Aatrox? C'era l'altro giorno che erano tutti un champion, oggi sono tutti un altro. Oh. Sto cazzo che se io non gli facciamo danno. Però gli altri sì. Azzo! Ma questa l'ho sentita proprio. Mi è entrata questa Q. Mi ha penetrato anche Earl. Mi ha sparato bene, cazzo. Non me l'aspettavo proprio. Questo ha fatto male anche a me, porca troia, ma... sì, ma mi è entrata proprio... Non me l'aspettavo, dal nulla... Puff, sparato. Cazzo, Caitlyn, mi hai fatto male. Ciao Miki for Info, bentornato qui, 20 mesi, quasi 2 anni. Bentornato, Dungeon Up lo streamer, il tuo streamer preferito. Dopo 20 mesi, beh, neanche vedere, non sia così. Per favore, scrivi a Xayah di premere E dopo la R. Ma di nuovo non l'ho fatta? Ho usato lei proprio dopo che le prime delle ulti sparissero. TVT. Non le guardo io. Non guardiamo più. Non morire, non morire. Io porto il lascito dei veri. Ci sono io. L'ho salvata? Che ho fatto il charm, però mi sa che è partita lo stesso. Che cazzo fa Nausus? Nausus, sei broken. Bravo. Come facciamo? Faccio la torre io. Peccato il carretto. Però c'ho questi GPG, LTP, Nasus, li shotta, non so come mai. Cosa gli ha fatto? Ma perché Nasus ha comprato sta roba? Fa un po' schifo su Nasus. Mana, HP, Ability Haste, guadagni salute. Che cazzo serve mana su Nasus? No. Non mi ammazzate Xayah, please.
Vieni qua che ti smonto. Che cazzo mi ulta così? Cioè Naso sta cercando di interrompere il record di Xayah. Che sta facendo sto tizio? Cioè io non capisco, sta giocando bene ma no. Cioè sembra me con Anivia. Ulti e scappiamo. Non si può prendere quest'Ari. Ha troppi dash. Ok, capisco perché vi piace Ari. Minchia, dopo una kill avere il dash non sono abituato. Ricordo quella vecchia che non ce li aveva. Scoppiata. Un vero Ari support. Dai, dai. Mi sto divertendo. Non pensavo, all'inizio dicevo, ma che cazzo. E invece adesso dico, wow, un pochino di danno lo fa. Mi ha salvato. Si è sacrificato per me. Xerath ha flashato per non far... Oddio, che cazzo. Ma perché? Cioè, non potevamo dodgearlo. Ma cosa è successo? Guarda, my bad. Oh, peccato. Tu. Beh, vabbè, ci penso io. Ci sono i due ciocchini qua dietro. Oh, chi cazzo è? Io scappo di qua, anche se c'era Ornn. Meno male che Ornn ha fatto il giro, eravamo tutti morti. Aveva appena sconfitto tutta la squadra. Va bene, un sacrificio necessario forse. Ah però ragazzi, stiamo facendo delle belle azioni con Ari Support. E adesso ho anche il Rabadon, quindi tanto AP, 436. Non pensavo, invece sta andando decentemente. Not bad. Cugino, che ne dici come possibili challenge la Z777 Challenge? Considera di fare 7 con ogni champion del gioco. Sarebbe infinitamente lunga, ma davvero complicata secondo me. Allora, questa cosa, oddio, me l'avete proposta in tanti, molte volte. Oddio, sbadiglio, che cazzo c'è Vignorro in chat? Mi fa sbadigliare quando lo vedo. Questa challenge me l'avete proposta migliaia di volte e vi ho già detto, è la cosa più banale del mondo, perché cioè, la prima cosa che pensi, voglio giocare tutti i campioni, come posso fare una challenge per loro? Li porto tutti maestri 7. Wow, bellissimo. Cosa c'è di divertente? Non è complicata per un cazzo, è la cosa più facile del mondo. Devi prendere S 5 volte con ogni champion. Wow. Fai penta con tutti, quello è molto più complicato. Prendere S 5 volte con un champion per portarlo da Maestria 5 a Maestria 7. Ci si mette un cazzo. Invece, la cosa difficile di quella challenge, difficile, tra virgolette, lunga e noiosa, perché poi è noiosa, è portarle a Maestria 5. Ci vogliono 50 game per fare 20.000 punti e arrivare a Maestria 5, poi dopo puoi fare le tue 5S. Chiunque la può fare, ma qualsiasi persona della Terra ci riesce a fare una roba del genere. Ci vuole il tempo, ci vorranno 2 anni, perché giocare 50 game con tutti i campioni del gioco sono ore di gioco. Vediamo, sì. Bastava un altro voto e era persa. È bellissimo. Bellissimo. Bene, ho fatto il mio danno, ciao. Non c'è più Ari. Oh, ci sono di nuovo. Ho fatto dell'altro danno. No, non ti ho preso. Vabbè, ciao ciao. Comunque cugino, perché hanno reworkato gli item da assassini che andavano benissimo e non quelli da mago che hanno tipo bisogno di un rework da anni? Secondo me quelli da mago sono tutti uguali, cioè tu devi fare sempre gli stessi, fare troll con i maghi è veramente una merda, o li fai a crit
Non ci sono degli oggetti da mago per fare troll. Invece oggetti AD ce ne sono centinaia, perché ci sono gli oggetti da assassino, gli oggetti da ADC, gli oggetti da tank, gli oggetti da bruiser. Ci sono quattro categorie di oggetti AD. Invece i maghi, uno. Come fai? Che non ci sono... Cioè, hanno reso tipo tutti i maghi, diciamo, uguali. E questa è una... Se ci pensate, è una cosa strana. O dove... Però non possono mettere più fonti di danno, tipo armor, oppure, che ne so... Danno diverso, cioè... È come se dovessimo mettere, che ne so, gli assassini fanno danno perforante. E gli altri fanno... Gli ADC fanno danno... Che ne so, vabbè, capite? E ogni classe avesse la sua stat. Sarebbe un po' un problema. Ti dimostro la support difference, Senna. Quanto cooldown ha la mia ulti? 80. Le uso tutte e tre? No, vaffanculo, cosa fa sto? Champion peggiore del mondo con cui fare la jungle, sta roba. Come faccio a fare 4000 di danno a questo? Finito. Ari ha questo problema da sempre, fare il blu. Con Ari è impossibile. Non farò mai Ari jungle. Ok, andiamo mid. Stavo dicendo, il blu è la cosa peggiore del mondo da fare con Ari. Ci metto mezz'ora per farlo e arriva lui e fa Q. Bastardo di merda. Allora anche a me capita a volte di prendere il blu ai miei compagni quando magari hanno quasi finito. Quando di solito magari loro stanno facendo schifo e io sto carriando tanto. Però in questo caso io ho 12 kill. Questa era la 12esima. Ci sono i tank. Ciao, piacere. È vero che Naso stava trollando. Lei è trollata dall'inizio. Ah, Nasus è una lei? Ah, ho capito. Cosa ci nascondi, Nasus? No, io non sto trollando lei, dice, griffandole le robe, rubandole le cose. Lui invece sì. Ha bannato il suo champion, chiama l'FF da tutto il tempo e ruba i campi. Però sta carriando, ok? Cioè, nessuno sta carriando. Comunque sta giocando molto meglio di tutti gli altri. 12 kill, 8 morti sono un po' eccessive. Per esempio lui è 7-0. Direi meglio lui che lui. Però, comunque non sta giocando male, ok? Solo che lo fa apposta. Vuol dar fastidio e basta. Probabilmente c'è con premade con qualcuno. Ah, sono premade loro due, sì. Sono premade. Non so, forse vogliono perdere, ma stanno giocando anche bene intanto. Perché mettono sempre doppio sul rend. Ok, penso che questa partita la perderemo alla fine. Stanno tornando in due e basta. Io prima, quando mi ho preso il blu, non volevo flashare. Ho solo tenuto un pugno alla tastiera, ma non era mia intenzione flashare. No, non ho tirato un pugno in realtà.
È che stavo, volevo prendere la Q, ma ho sbagliato, ho premuto B. Beh, intanto che tutti pushano, diciamo che, cioè, che tutti fanno quello, io pusho, cioè. No problem, Vez. Stronzi. Ah, c'aveva ancora ulti. Ops. Grande Malzar, hai premuto il tasto R. Bravo. Bravo, bimbo. Pensavo, dico, cioè, appena fightato, tippa per difendere, non avrà la ulti. E invece ce l'aveva ancora. Buonasera, Claudio, buonasera, mille di Oscar. Ha soppresso Ari. Cammina sulla trappola. Peccato. Dovrebbero evocare quelli da mago per la prossima pre-season. Il problema principale è fare appunto distinzione tra maghi melee e maghi ranged. Sì, esatto, cioè ci sono tipo Katarina, Kali, Sylas, Diana, che sono dei maghi che devono buildare gli oggetti degli altri, tipo ci sono delle cose un po' diverse, ma... Questo posto mi ricorda casa. Tanto abbiamo Sion che avrà HP infiniti tra un po'. Minchia, questa qua a Senna gli ho tolto metà vita con la Q. Ricordo che gli ho preso il carretto a Sanasa, ti merda. Cosa più 700? What? Non l'hai preso quegli HP? Ah, culo. Aspettavo flashasse. Ma non al flash. Merda sta roba! Via, non voglio vedere. Mamma mia! Il support che ti shotta tutti! Mi danno più gol di Min, non ti senti un po', eh? C'è una bella cosa. Pro player. La mossa è stata fatta. Allora, io questi due non li shotto manco se prendo Magic Pen, tanto non è che hanno Magic Resist, cioè non ne hanno comprata. Lui meno, lui un po' sì. Quindi, tanto vale shottare gli altri, ad esempio. Prendersi questo che sono full AD a parte Malzar. Nonostante la mia età, ogni giorno mi regala qualcosa di nuovo. Un Brofiamma, Morello, per avere quel Magic Pen in più. E far più danno a quei due, ma il resto... Alla fine però combattiamo sempre di più contro questi pazzi. Non ce la fai! Non la prendi!
Non la prendi, Fra. Non la prendi, Ari. Questa Ari non la prendi. È imprendibile. Yes, Xayah. It was obvious. Just play for fun. Don't worry. Io mi sto divertendo comunque. Veri, veri topina. Eh sì, sono una topina, Ari support. Che Xayah ha detto? Penso che Naso, se voli, siano premade. Sono metti sempre quei due che mentono al surrender. Giusto per info per voi, eh. Volevo dirvi questa cosa che non la sapevate. Devo fare così. Cazzo, tiri di Ari, sei un uomo. Ma che problemi hai? Ma chi ha riso? Ha fatto un faccino così, un occhiolino. Che riso te? Tipo, stai ridendo, stai ridendo. Cazzo, ridi. Allora, cosa cazzo sto buildando io? Facciamoci questo, quindi? O prendiamoci la Void Staff? Un pochino, aiuta. Quanta Magic Heroes c'ha questo? 120, l'altro? Vabbè, Sion. Vabbè, senti. Facciamoci la Void Staff. Così chiunque compra la Magic Heroes, anche se loro dovessero, abbia un po' di roba. Meno scettiamo prima sti affari. Ti sembrava una risata la mia? Era una risposta... Okay. E lui mi scrive veri veri topina, io gli rispondo con l'occhiolino e lui mi fa cazzo ti ridi, se no ma hai iniziato tu a interpellarmi, ma che cazzo vuoi? Ma qui quale cazzo è il problema se sono un uomo, se così? Cioè, da cosa lo capisce che è un uomo giocando così o una donna? Io non lo so se uno di là è un femmino o un maschio, che cazzo me ne frega poi. Va bello. Guarda che bei danni. Spasmi! Non riesco a muovermi bene! Dai cugino! Oh, adesso ci siamo! Adesso sei stato più specifico! Ora l'hai specificato! Dai cugino! Oh, bravo! Non un uomo qualsiasi, ma cugino rap lo streamer! Ah, ho capito! Bravo, sì! Troppi che questa è Ari Support. Support. Perché abbiamo 22 kill e vabbè, il mio team non era molto forte, quindi ci sto pensando io. Udan Prime, buonasera cugino, come va? Tutto bene? Certo, bentornato con i 2 mesi caro, grazie mille della resub. Tu come stai? Ah, si è fermato lì perché c'era il coso. Ottima. Cazzo culo, questa è forte.
Ok, dovevo prendere la Zonia. Va bene, next. Senza Zonia mi apre quella. Se posso chiedere com'è cugino Raptor? Cioè, cugino Rap? Punto esclamativo nome. Cugino, ti dico solo che ho fatto un game con 30 kill, già lo sai con chi. Galio, vero? Un nemico è stato ucciso. Adesso ci hai preso. Bravo. Dai, comunque sì, non ha giocato male, in generale. C'è chi ha fatto di peggio. Abbiamo 3 voti sì, ma perché? Simpatico cugino. Oserei dire very simpatico. Visto che... La tua squadra ha distrutto una torre. È così. Sei fortunato che ho giocato questo champ subumano. Uno pari, pezzo di merda. Non ti senti? Eh? Non venirmi a dire che so stronzo. Tu hai fatto prima. Cioè lui mi pinga, capito? Io non l'ho pingato. Flashato, sotto zitto, zitto. Ho detto vabbè, next. E là. Ciao! Ma che sto champion ha un'agilità incredibile. Bello, dai, mi piace di più. Scoperto Ari, ragazzi, mi sa che la giocherò più spesso. Chi di voi è felice? Minchia, 30 sec, è pochissimo. Poi faccio danno pure ai tank, non pensavo così tanto. Cioè, guarda qua, puff, puff, puff. Metà vita adesso. Birma era metà vita all'inizio, a livello 1. Ciao bello! Ti presento morte. Ciaone! Povero Sion. Dai Sion, dimmi un po'. Di solito cosa maini? Visto che questo è un champ subumano. Ma davvero mi fa un sacco di danno se lui mi prende. La tua squadra ha distrutto un inibitore. Il petto fa schifo. Poverino. La tua squadra ha distrutto un inibitore. 30 secondi. Ciao, Caitlyn, ti presento il flash. Dai, dai, che voto sì. Perdiamo vincendo. No! Quasi. Devo far vincere quelli là. Dai, sì, buttate l'ultimo, sì! Porca puttana, ci ho provato. Ci stava a fare tipo che stava vincendo e poi psh, cambiava e andavamo sul nostro Nexus. Il rientro della cuffia danno pure, infatti, tantissimo. È bello, è bello. Buono, onoriamo Xayah perché ha mantenuto il sangue freddo nonostante la brutta situa, nonostante avesse la gente che la flammava, o non so, le dava fastidio. Ari support, bella scoperta. Minchia quanto danno ho fatto, 103.000 danno. Ragazzi, ma voi ve la immaginavate all'inizio della partita? Sta merda. Cioè, all'inizio della partita mi sembrava tipo, bah, non faccio un cazzo di danno. Faccio EQ, tolgo 200 di vita. 103.000 danni, ma che cazzo. Fuggi alla prossima signor Sion. Dai, cosa è successo il portoghese? Avete riscattato delle ricompense? E vediamo un attimo al volo. Un attimo al volo, che cosa è stato riscattato?
Cambio lingua client portoghese, portami amato grosso de LOL. Ragazzi, finalmente una lingua diversa dal giapponese è stata riscattata, quindi si va di portoghese?